come ho realizzato la mia piega e come sto realizzando la mia piega da quando ho tagliato i capelli, perché è uno dei video che più mi state richiedendo ultimamente, veramente, soprattutto su Instagram sono sommersa di messaggi in cui mi chiedete di farvi vedere sia che i prodotti sto utilizzando, sia anche di farvi vedere come faccio la piega ora che ho i capelli corti. E quindi in questo video parleremo proprio di questo, vi farò vedere alcuni prodotti per lo styling e vi parlerò un po' di come mi prendo cura dei miei capelli e appunto di come faccio la piega. Io spero davvero che questo video vi piaccia. Prima di lasciarvi però al video vero e proprio, come sempre vi ricordo, per supportarmi, di mettere un bel pollice in su a questo video, iscrivervi al mio canale, trovate qui sotto il tastino per l'iscrizione, e di seguirmi su Instagram, mi trovate come Vanessa Ziletti, se ovviamente non l'avete ancora fatto. Ok, cominciamo con lo styling. Ho appena lavato e asciugato i miei capelli, quindi questi sono i miei capelli al naturale, li ho semplicemente asciugati con il Super Sonic di Dyson e ora insomma sono pronta per la piega, quindi siamo pronti per lo styling. Che cosa utilizzo per lo styling? In realtà diversi prodotti, anche perché mi piace variare, mi piace utilizzare styler differenti, ad esempio di alcuni ve ne ho già parlato anche in passato, quindi insomma non ve li faccio vedere, non mi ripeto, anche perché come ad esempio nel caso dell'Airbrush di Dyson ho fatto proprio un video molto dettagliato che vi linkerò qui sotto nell'info box, quindi ecco, non volevo farvelo vedere in questo video per diciamo non ripetermi, anche se è vero che in quell'occasione ho i capelli lunghi e ora li ho corti, però insomma ve ne ho già parlato. Oppure utilizzo alcuni styler di GHD, oppure utilizzo questo styler di gamma più che ho preso diversi anni fa su Amazon e l'ho preso quando avevo tagliato i capelli, erano un pochino più lunghi di così, e mi ricordo che l'ho utilizzato tantissimo quando appunto avevo i capelli corti o comunque capelli un pochino più lunghi. Sono sincera, l'ho utilizzato veramente poco quando avevo i capelli molto lunghi. Ovviamente, nel frattempo lo accendo, ovviamente lo potete utilizzare, però diciamo che mi piace di più insomma l'effetto, mi piace di più la piega su dei capelli corti, come nel mio caso, o comunque di media lunghezza direi, all'altezza del seno o comunque appena sopra. Comunque, cominciamo. Per prima cosa spazzolo i miei capelli, utilizzo questa spazzola di Aveda, guarda che carina, c'è anche inciso il mio nome, e semplicemente spazzolo i capelli. Se volete, prima di fare la piega potete utilizzare uno spray termoprotettore, io ad esempio utilizzo questo di Fito, che è quasi finito, anche di questo secondo me ve ne ho già parlato, e semplicemente lo spruzzo sulle lunghezze. Per fare la piega io di solito divido i capelli in tre zone, una più bassa, una media e una più alta, quindi inizio con una pinza a raccogliere la maggior parte dei miei capelli. E ora cominciamo con lo styling. Che cosa faccio? Semplicemente arrotolo ciocca per ciocca intorno allo styler, quindi cominciamo. Prendo una prima ciocca e la arrotolo. Tengo sempre fuori le punte perché mi piace che siano un pochino più dritte per creare un'onda più naturale. E voilà, e semplicemente continuo così. E la cosa che più mi piace di questo styler è che crea veramente delle onde molto naturali, proprio per via della sua conformazione, perché come potete vedere ha delle parti più bombate, delle parti più strette, quindi le onde insomma non saranno tutte uguali e quindi insomma per questo motivo saranno molto naturali. Non mi preoccupo di essere troppo precisa per quanto riguarda questa porzione di capelli, innanzitutto perché in realtà mi piace un look molto naturale, con delle onde molto naturali, e poi anche perché questa parte di capelli fondamentalmente non si vedrà, insomma resterà coperta dagli altri capelli. Se volete dare maggiore volume ai vostri capelli potete fare delle onde più strette nella parte inferiore e delle onde invece più morbide nella parte superiore, in questo modo appunto darete maggiore volume alla vostra testa. A questo punto spruzzo un po' di lacca su questa prima porzione di capelli, prima di passare poi alla seconda porzione di capelli. Quando avevo i capelli lunghi cominciavo sempre a fare la piega da dietro e mano a mano venivo in avanti, quindi partivo dalle ciocche sul retro e facevo prima un lato e poi l'altro. Da quando invece ho tagliato i capelli mi trovo meglio a fare il contrario, esattamente il contrario, quindi parto sempre, divido la testa in due, quindi parto sempre o da sinistra oppure da destra, però comincio dalla parte davanti, non so come mai. Ok, anche questa porzione di capelli è fatta, quindi spruzzo un po' di lacca, tolgo la molletta e continuo ora con l'ultima parte. Abbiamo quasi finito, mancano le ultime due ciocchettine. Ok, testa finita, spruzzo un altro po' di lacca.
Adesso, prima di sistemare bene le ciocche, aspetto che si raffreddino, quindi aspetto un attimo. E nel frattempo, tra l'altro, vi vorrei far vedere il bracciale che indosso. Non so se l'avete visto, indosso questo bellissimo bracciale che fa Adriana, fa parte della linea di gioielli di Adriana. Infatti c'è scritto Spink di lato e mi ha regalato questo nella versione oro rosa, perché sa del mio amore, insomma, folle per l'oro rosa. Però lo trovate anche in altre varianti, trovate anche gli orecchini, insomma trovate diversi pezzi, vi lascio qui sotto il link nell'info box. E tra l'altro nell'info box vi lascio anche il link allo styler che ho utilizzato oggi, a tutti i prodotti di cui vi ho parlato, al top che indosso, perché insomma mi chiedete sempre di linkare anche i capi che indosso, linkerò il rossetto, insomma controllate sempre nell'info box perché trovate sempre tantissimi link utili. Ok, a questo punto le onde si sono raffreddate, quindi che cosa faccio? A questo punto applico sempre o un olio o comunque un altro prodotto nutriente per mantenere insomma i miei capelli morbidi e idratati. Oggi utilizzo la Phyto7, che ho in questo mini formato da viaggio, perché l'ho portata con me in luna di miele, non l'ho ancora finita, quindi insomma la sto utilizzando. E la passo tra i capelli e... oltre a passarla sulle lunghezze, massaggio bene tutte le onde per, insomma, per aprirle, per renderle il più naturali possibile. E voilà, questo è il risultato finale. Spero che questo video vi sia piaciuto, spero di avervi dato dei consigli utili. Fatemi sapere nei commenti che cosa ne pensate e fatemi anche sapere se volete vedere un video dedicato a delle acconciature che potete fare con i capelli corti, delle acconciature comunque semplici e veloci che potete tranquillamente fare per il lavoro, per l'università o per la scuola. Io vi mando un grandissimo bacio e vi aspetto nel mio prossimo video. Ciao!